Siamo qui piacevolmente riuniti a Milano all'Hotel Michelangelo, giorno 13 luglio 2019, attorno a un tavolo immaginario che dovete appunto immaginare. Ci sono accanto a me Luciana Landolfi e Paolo Borzacchiello, autori del libro Respira come se fossi felice. Buongiorno e buonasera a tutti, ecco, qualora foste in ubiqui tra l'Australia e l'Europa. Esatto, questa era Luciana e io, per un principio di esclusione, sono Paolo. Buongiorno. Allora, la cosa bellissima è che mi piace giocare con voi oggi con le domande incrociate, quindi chiederò a Paolo di dire chi è Luciana e viceversa. Chi di voi vuole iniziare? Luciana. Okay, vuole iniziare Luciana? Sì, sì, ho letto negli occhi che c'era un Paolo brillio. È un uomo che mi ha cambiato la vita, la prima immagine, cioè il mio, quindi okay. Escono le carte, la prima carta sul tavolo che giro è un uomo che mi ha cambiato la vita, un uomo che ama le parole, un uomo che sa cosa sono le parole. Wow. E pensa che avrei detto esattamente la stessa cosa. Ecco, mi ha cambiato la vita, mi ha insegnato l'amore per le parole, amando tanto le parole. Sì, avrei detto la stessa cosa. Quindi in che modo il corso del vostro, tra virgolette, destino professionale, artistico, umano è cambiato proprio a causa del vostro incontro? Come vi siete incontrati? Dove? In quale circostanza? Grazie a un amico che salutiamo, okay. Gianfranco del Barba. Esatto. E Gianfranco ha detto a Paolo, devi, proprio usando questo verbo, devi conoscere una persona che si chiama Luciana. E lui gli ha risposto, siccome sei un amico e mi fido degli amici, ok. E quindi siamo incontrati. Quanto tempo fa? Siamo nel 2019. Sette anni fa, 2012. Sì, ok. Ah, sì? Sì, e quindi, Paolo, tu stavi già occupandoti di programmazione neurolinguistica all'epoca, 2012, stavi già insegnando, avevi già scritto? Allora, faccio fatica a dirti sì perché rispetto alle cose che ho imparato dopo, mannaggia, sembra preistoria, sì. Wow. E è stato tra l'altro un atto proprio di amicizia per Franco, perché ero talmente preso dalla mia posizione, con la mente talmente chiusa, che l'idea di conoscere qualcun altro che potesse in qualche maniera arricchirmi mi sembrava strana, però appunto per amicizia ho detto vabbè, conosciamo Luciana, e da lì è stata una questione. Un amore inizialmente a prima vista? A prima vista no. No, a prima vista no, perché come tutte le grandi menti comunque Luciana ha un approccio che all'inizio mi ha come dire un po' turbato. Forse perché era nella stanza dove di solito allora, io sono riceve... uno che mette... allora, io sono uno che si programma cioè quante volte volevo scappare, io mi programmo tutto, scrivo libri in Excel, cioè ho un cervello abbastanza ossessivo su queste cose, e parli con Luciana e fai fatica a tenere, diciamo, questo ordine, quindi la prima reazione è stata fuoco. Oddio, vado in tilt. Ah, io poi ci sono stata in quella, ma io sono un gatto con gli stivali, quindi non ti aspetti che un gatto con gli stivali parli. Non tutto. È una stanza che potrei no, in qualche modo posto. Avvicinare a un'aula dell'HCE. Ma non è esatto, proprio come cioè, persone. Due penso con... che l'avrei scioccato anche se ci fossimo incontrati qui a Michelangelo. Ok, perché io parlo direttamente al corpo della persona che vedo di fronte, alle sue energie più belle. Uno quindi non si aspetta... hai bypassato la mente ossessiva. Compulsiva sì, di Paolo, l'ho ignorata in quel momento totalmente. Sì, ignorata. Vedevo tutti i segnali del corpo, perché sono anche un operatore analogico, quindi leggo i segnali, ma li ignoro. Mi piace volutamente, cioè. Li ignoro volutamente. Mi ignorava volutamente. Quindi si chiudeva, faceva io ero cose, lì che dicevo, tosse, ma dicevo, ok, devo fare sta cosa. Ma pensavo, io ho anche scritto e ho conservato questo messaggio: è una persona così e si è visto. Potente, così tanta che l'operazione bisogna farla. E era un incontro animico il e vostro. E aggiungo, l'ha visto molto prima che io me ne rendessi conto. Sì. Wow. Perché? Perché l'ha visto in me cose che io non vedevo in me. Di cui, cosa della quale io sarò infatti eternamente grato, perché ci ha visto una cosa che io non riuscivo a credere di avere. Un'anima, un'aura abnorme. Speciale. Luminose. Ho pensato, questo uomo se lotta con questa anima così grande non sta bene, perché è troppo grande. Infatti non stavo benissimo. Perché ho detto, è meglio che si arrenda.
Come è cambiato Paolo in questi anni? Come lo vedi rispetto a quando l'hai incontrato? È una domanda fuori copione, ma non lo vedo. Lo trovi più allineato con la sua anima grande e luminosa rispetto al primo giorno? Io lo vedo sempre come l'ho visto il primo giorno, con quell'anima grande. Poi magari si fanno cose diverse, ma non vedo. Allora, se siamo attenti ai cambiamenti, ci perdiamo la sostanza. La sostanza è una. E quindi è come se tu mi dici: come vedi cambiato il tuo baobab? Io ho un baobab in casa, che non sa di essere un baobab, perché nel momento in cui lo sa, ovviamente mi occupa tutto l'appartamento. Quindi sta nel suo vasetto buono, non è un bonsai, è proprio un baobab. Sta nel suo vaso buono, è fiorito anche. Però se mi dici: come è cambiato il tuo baobab? È un baobab, cioè ne vedo la grandezza immediatamente. Tutto ciò è meraviglioso. E poi sì, perché puoi assistere alla crescita di una persona, ma sai che viviamo nella stessa dimensione, nel qui e ora, dove tutto in potenza è presente. Lo sguardo del guaritore, io ti vedo già felice, è un viaggio continuo nel tempo. Che meraviglia. Vedi già la completezza, non è che rimani lì, non ti fai convincere, non sto tanto bene, le cose, voglio diventare più ricco, voglio diventare più alto, voglio diventare più bella, non ti fai convincere da quella persona, perché hai di fronte un essere divino. Hai di fronte un essere umano, hai di fronte qualcuno che si ricorda di essere un baobab, conquista il mondo. Sempre di fronte a un essere divino. Poi ci sono delle risorse dell'io sicuramente che Paolo ha, tale da essere notato, e che mette in atto, ma anche lui guarda gli altri come degli esseri. Per questo insegna, l'insegnante, il docente, il maestro. Perché entra in aula? Perché dice: voi siete già tutti meravigliosi, vediamo come posso risvegliare questa memoria. Come? Ma siete voi già... Risvegliare la memoria, questa è una cosa che mi affascina. Perché è come se, insomma, gran parte di noi è tale da essere notato. Si può dire. Ecco, che molte persone non conservano memoria di quello che del sono. Divino, no? O forse c'è quasi una certa riluttanza ad accorgersi di questo, perché allora hai una responsabilità grandissima da gestire. Cioè, da quel momento in avanti ci si aspetta da te che tu sia veramente quello che sia sei. Felice innanzitutto, e poi... Che vuol dire, tra l'altro, perché che è una parola che l'etimologia di felice vuol dire vivo. Wow. E quindi sostanzialmente vuol dire albero vivo che dà il suo frutto. Quindi quando mi dicono: ma si può essere sempre felici? Se tu poni questa domanda, lo sei. Wow, bellissima questa cosa. Sì, ma sì, perché io dico: vuoi conoscerti? Compra un dizionario etimologico. Come compralo? Si fa? Poi c'è anche gratuitamente online, vai a vedere cosa vuol dire essere felici. Dicevo, come dicevano a scuola le piccolette, chi lo dice sa di essere. Ecco. Te lo davano? Vero, certo. È vero. Io pensavo che fosse persa quando dicevi la parolaccia a qualcuno, che gli dicevano: chi lo dice sa di esserlo. In realtà io ho capito che chi lo dice sa di esserlo. Sì. Punto. Sei diventato proprio, assomigli tantissimo a Ludwig Wittgenstein, hai preso un po' proprio la sua carica. Beh, qui non so se si vede nel podcast, ma sono diventato viola. Sì, un pochino, perché sì. Perché per me il più grande filosofo che è entrato nella parola sto lui. Wittgenstein. Lui. Sei felice perché dici: sono felice. Come si fa? Come non amarlo, dai, come non amarlo. Wittgenstein, vedi come allora, lo pronuncio bene. Non io lo nomini. Ha detto Wittgenstein, una cosa tristissima. Ma mi hanno corretto centinaia di volte, sì. E forse lo come faranno dice ancora. Wittgenstein. Impossibile interrompere forse. Il flusso. Bisogna proprio lasciarlo andare. Sì. Anzi, ciao. Esatto. Io quasi quasi me ne vado e avanti. Mi lascio alle prese con il... Ti ridiamo il telefono. Assolutamente. Non lo nomini perché esiste, ma esiste perché lo nomini. Chi di voi vuole commentare questo assioma? Beh, Luciana, è suo. Ok. Commentare questo assioma? Mm-hmm. Per quanto tempo commentare? Cioè, nel momento... Abbiamo la nomea. 35 perché, minuti allora, ancora. Perché tu pensi che nell'antico Egitto, se tu inventavi una parola, adesso alzo le braccia, non bella, diciamo, che potesse in qualche modo evocare una caratteristica non positiva di un essere umano o una malattia, e alzo le braccia, vieni condannato a morte. Perché avevi creato una nuova parola, e creando una nuova parola avevi creato una nuova realtà.
Oh, wow. Questo è, quindi noi siamo così tanto convinti, cioè, esiste, quindi lo dico soprattutto su noi stessi, su questa condizione, ma è proprio perché nominandolo lo metti al mondo. E tu pensa che ci sono nei popoli in cui non esiste la parola balbuzie e nessuno balbetta, ed è tale da essere non tanto che ogni volta che viene diagnosticata e alzo le braccia qualcosa di non fantastico, solo aumentano di misura i casi relativi a questa, certo, nuova parola. Non solo quando sono i passaggi televisivi, arriva una nuova ondata di, io non dirò quella parola lì, dirò di stobenite. Dal giorno dopo i casi di stobenite aumentano, ok? Che fantasia, allora, ha l'essere umano per inventare le cose. Allora, tu pensa alla parola ego. Io giocavo tutta bella, tranquilla da bambina, e qualcuno mi ha detto: perché tu hai un ego grande. Io non sapevo cosa corrispondesse fisicamente. E mi sono messa a cercare l'ego. E da lì lo uso come esercizio. Quando qualcuno mi dice: cerco la gioia, dico: comincia a cercare la gioia per terra, così. Attenzione alle parole. Attenzione alle parole, perché poi si costruiscono mondi. Quindi, allora, su questa affermazione lavora praticamente tutta la linguistica. Quindi si può commentare, si può salutare una formazione, cioè dici ciao, come quando, certo, incontri una grande mente e dici ciao, conosci quella persona, io ho detto ciao, ecco, perché da lì c'è un grandissimo lavoro di presa di consapevolezza di quello che sto dicendo a me stessa, prima di tutto, per quanto riguarda Luciana Landolfi, e poi mi preoccuperei di dirlo al mondo. Attenzione, quindi, quando entri in una stanza, se dici la mia giornata non è stata molto bella, mettiamo, tu, chi ti ascolta è tenuto a pensare se la sua è stata, in che modo, attenzione, quindi era una stanza vuota in questo senso, è stata riempita da questo. Se tu entri e dici: ma non chiedetevi perché, ma oggi sento un'energia qua dentro bella, pulita, ok, già. È bello dire non chiedermi perché. Perché almeno dice la mente: tu non c'entri. Quindi io spesso dico: non chiedermi perché, ragazzi, miei figli, ma oggi sento che, non so, c'è questa cosa così bella nell'aria. Non chiedermi perché. Ecco, questa è una cosa. Quindi applicatelo, applicatelo. Meraviglia. Entrate in aula, in un negozio, nel vostro ufficio, e cominciate a dire: non chiedermi perché, e poi dite qualcosa di alfa. Corpo, anima, spirito, inseparabili o entità distinte e indipendenti? Corpo, anima, spirito. Esiste un linguaggio comune a tutti e tre, sì, in cui possano conversare tra loro, comprendersi? È l'alfa. Allora, neppure Cartesio era cartesiano, è impossibile che qualcuno possa prendere un individuo e dividerlo in più parti, questo è il mio pensiero. Le religioni l'hanno fatto, ma spesso. Ma sì, c'è una parola bellissima aramaica che è nefesh, che vuol dire corpo vivente che respira e pensa. Ecco, siamo tutti dei nefesh. E poi tra Cartesio e Spinoza, che non distinguiva Spinoza tra... Ma perché disti? Come fai? Ma veramente ci facciamo venire la sindrome del macellaio? Fammi vedere un po' di anima, fammi vedere un po' di mente, No. A scopo divulgativo magari, ecco, è comodo. Si fa la distinzione. Di argomentare. Il fil rouge, Ho risposto? Ho risposto, sì. Hai risposto. Il filo che connette tra loro, se c'è, e lega tra loro tutte le religioni del mondo, qual è il filo conduttore? Perché l'essere umano ha bisogno di questo? Di inventarsi il modo per accedere a una dimensione altra rispetto a quella della vita quotidiana, anche se io personalmente apprezzo molto una spiritualità che include la quotidianità, perché altrimenti sarebbe proprio religione. Ma visto che parliamo di religioni senza specificare, sì, l'una o l'altra, chi dei due vuole rispondere a questa domanda? Perché? Perché l'uomo ha bisogno di religione? Qual uomo? Nel senso che, dal mio punto di vista, è una pigrizia mentale. Ok. Io in generale sulle religioni ho un'opinione che in un podcast
poi magari salto. Allora rispondo. Vabbè, io. Se rispondi con linguaggio penso alfa, perché Paolo, puoi dire. Con linguaggio alfa. Allora, devo riuscire a parlare di malattie mentali in alfa, e adesso ci penso. Esatto. Io penso che sia approcci della religione, qualsiasi tipo che sia, non parlo di spiritualità, è una cosa diversa. Esatto. Io esatto. Mi considero molto spirituale e mi chiedi di che religione sei, ti dico di nessuna e tutte, nel senso che comunque ho lavorato molto sulla ricordanza, cioè sul mi ricordo che non ho bisogno di andare a cercare all'esterno cosa che ho già dentro di me. Wow. E quindi molte persone che hanno invece la pigrizia di fare questo tipo di viaggio preferiscono magari rivolgersi a chi gli dà un sistema di regole ben fisse. Religione deriva da religo, che vuol dire comunque legare, e quindi hanno bisogno del comandamento, della regola, questo sì, questo no, dimenticandosi che invece il discernimento, che è ciò che ci caratterizza in quanto tali, e l'essere a somiglianza, che è ciò che ci caratterizza in quanto esseri umani, è una questione che noi possiamo riscoprire dentro di noi. Okay. Richiede un po' più di impegno, perché è un viaggio è che uno solo fa pigrizia, mi chiedo se sia solo pigrizia, Paolo, o qualcos'altro. Lu, solo pigrizia. Io, e questa è la mia o paura, per siamo, esempio, di come vedi, siamo veramente allineati su questo, assolutamente. Okay. No, ma la bellezza assolutamente zero, cioè su questa cosa proprio zero. Noi potremmo, ecco, mentre parlo lui se ne andrebbe. Sì, tu continua da sola, io vado. Ma questa è la meraviglia. Perché l'amicizia sono due opposte ragioni che non hanno più nulla da rimproverarsi. Io lo ascolto con gioia, lui mi ascolto con gioia, questo è il rispetto. Questo fa di noi, no? Cioè, che belle persone. Nella sostanza non è quello che facciamo, è il rispetto assoluto che a mio avviso bisogna nutrire nei confronti di chi esprime il suo punto di vista su queste cose così alte. Io non appartengo ad alcuna religione. Non nascondo un innamoramento folle per il Nazareno, per i Vangeli come testi sapienziali, ma anche per il pensiero filosofico buddista comunque. Credo che molte persone trovino vera gioia nel praticare le loro religioni. Io ho visto persone in gioia, molto in gioia, quindi no, e anche persone dedicare molto impegno, quindi tanta fatica. Penso ai miei amici che sono padri missionari in questo, quindi. E c'è una grande interrogarsi, sono o non sono cristiano, per esempio, no? Io parlo per la mia esperienza, che è un interrogarsi impegnativo, e in questa, quindi non voglio sfuggire alla domanda, per me oggi essere, sentirsi cristiano, il vero cristiano è colui che ha preso consapevolezza di non esserlo, perché per me, proprio dico, mamma mia, è talmente impegnativo quello che mi chiedi che misuro semmai il mio tentativo, non il mio essere, il mio tentativo. Cosa hanno in comune tutte le religioni è quello di comunque la gioia, attenzione, il messaggio del cristianesimo, il messaggio anche dell'Islam illuminato, il messaggio ebraico e il messaggio buddista è un messaggio dell'uomo in gioia, sono i teologi che dicono e scrivono si parla troppo poco di gioia, quindi l'uomo in gioia. Quello posso davvero in comune dal mio punto di vista. Senti che sto mugugnando. Sì, ma è bellissimo questo mugugnare. Sei sicura che è messaggio di gioia in tutte le religioni? E come poi è stato interpretato dagli uomini? Io non appartengo alla religione una perché volta, io Luciana, penso che non che posso appartenere a tutte le religioni perché amo troppo l'umanità e quindi non voglio nessun tipo di bandiera né ideologica né religiosa né e credo che sia in atto qualcosa sia in atto una trasformazione. Tu una fai volta, una domanda senti, vastissima. Sì, non devo fermarla. Sapevo tu una che volta, fatto una domanda. È una domanda. Tu una volta mi hai detto una frase che mi ha molto fatto riflettere sul quello che ti dico essere il messaggio e quello che poi faccio per davvero. Perché nella misura in cui dici che il messaggio è di gioia, allora io, ripeto, qui cito le tue parole, mi aspetterei in una chiesa, per esempio, il finale brutto. Tu una volta mi hai detto guarda un Cristo che risorto. La storia non finisce come te la fanno vedere. Infatti, ti fanno vedere Cristo in croce e non è il gran finale. Allora io mi chiedo perché, visto che il messaggio è di gioia, mi viene detto da un pulpito più alto di me con gesti di imposizione e l'immagine del terrore alle spalle,
dov'è la congruenza con un messaggio di gioia dove mi parli della Via Crucis e delle cadute e il finale non me lo fai vedere così come in realtà è stato? Questa è la parte. Ci sono chiese cristiane, ecco, sì, puntualizzo, sì, perché allora, per non esempio, c'è solo il cattolico, esatto, ci sono i protestanti, sono che sono protestanti, più orientati alla celebrazione, ortodossi, non faccio esatto. Quello che voglio dire è che a mio avviso i maestri di luce sono venuti sulla terra per dirci di essere in gioia. Come questo poi sia stato rinarrato, ricomposto? Ecco, no. Infatti la domanda era sulle religioni, non sui maestri di luce. Parliamo del Nazareno, no, è una grande buddista, fra l'altro, che diventa, aveva dei messaggi molto interessanti. Sì, se parliamo di maestro di luce, allora ti dico. Sì. Il messaggio di gioia, sì, se parliamo di religioni, è il modo in per cui la narrano. Ecco. Allora lì mi si apre una finestra completamente diversa. Sai cosa che è la meraviglia? Che noi diciamo proprio la stessa cosa, certo, femminile, ma con maschile, parole diverse. Ma è la stessa cosa. Ecco perché non appartengo ad alcuna religione. Neanch'io. Linguaggio ALF e comunicazione persuasiva in ambito politico, economico, finanziario. Paolo, questa è tua. Il linguaggio ALF abbinato alla comunicazione persuasiva in questi tre ambiti. Delle bruttissime facce, Luciano. Se noi usassimo un linguaggio ALF nella comunicazione persuasiva in ambito politico, economico, finanziario, in che mondo vivremmo? Descrivimi il mondo che avremmo intorno a noi, visto l'ha usato che già Hitler un linguaggio ALF. Esatto. Non è il linguaggio, perché già Hitler diceva è chi lo usa, andiamo verso che un mondo di dietro. Luce e chi no, andiamo verso un mondo, voi vi eleverete da questa condizione. Attenzione, la persuasione usa un linguaggio ALF, ma non quindi è questo. La questione non è che mondo sarebbe, dipende da chi lo usa, perché puoi usarlo per vendere che idee che poi ti fanno votare certe cose. Vuol dire che ne possono far votare delle altre. Okay. È la consapevolezza del linguaggio ALF che libera l'uomo. Perché allora ascolto anche quando qualcuno lo sta usando per farmi andare verso l'alto, sentirmi amato, sentirmi accolto, ma non ne sono consapevole. Quindi è la consapevolezza. La persuasione usa un linguaggio ALF sempre, no? Se tu pensi alla pubblicità. Quindi sei in una condizione non buona, non bella, ti vendo questo prodotto e ti faccio vedere l'immagine successiva, di solito è più luminoso dell'immagine precedente, più alta, ci sono bici che volano perché stai bevendo tè. Esatto, si usa l'alfa, è la responsabilità dell'uso che invece secondo me è il tema centrale. Posso usarlo per venderti cose che non ti servono o per farti fare cose che non fanno bene a te, proprio usando uno strumento che è così potente. Quindi la questione fondamentale non è tanto che mondo il linguaggio con usando un alfa, ma è l'intenzione con cui viene sarebbe usato. Con persone che l'hanno capito e lo vogliono usare per creare un'energia positiva complessiva. Ogni volta che un detersivo lava più bianco è alfa. La questione è che poi è più bianco non esiste, perché dipende dai profumi che ti hanno usato prima di guardare il bucato. Quindi il linguaggio è già alfa. E cosa ci faccio con questo linguaggio? Oh, wow. Sintomo come messaggio dell'anima che vuole essere ascoltata. Ti sei fatto andare bene qualcosa che bene per te non era. Com'è? Come funziona? Questa cosa del sintomo? Il sintomo è una parola molto bella, vuol dire vento che ti mostra qualcosa. E ti sta dicendo che ti sei fatto o ti stai facendo andare bene qualcosa che bene per te non è. È una meraviglia quando arriva, certo, detto così, e parlo per mia esperienza, perché ho affrontato insomma cose impegnative. E ci sta facendo una fotografia. Sai, il corpo è progettato per stare bene, per darti gioia, per darti un senso di soddisfazione, per farti stare comodo dentro te stesso. Quando così non è, è una grande responsabilità non limitarsi a prendere qualcosa, per carità, se ho la febbre a 40 me lo prendo un antibiotico, ma quello che voglio dire, non limitarsi tutte le volte a sedare il sintomo, a zittirlo. Questo volevo dire quando ho scritto questo, ma fermarci di che cosa mi sto porsi semplicemente la domanda, non è che mi sto facendo andare bene qualcosa
che bene per me non è, perché il corpo ti sta dicendo che sì, bene per te non è. E allora quanto lo vuoi ignorare? Dice, guarda, quando ti entri in un luogo e senti già lo stomacchino che si chiude, senti già, ma perché vuoi ignorarlo continuamente questo? E quante volte spegniamo i sintomi? Sì, sì. Questo poi anche tutta la tradizione sapienziale, sì, cinese, sì, tutta la medicina tradizionale orientale. È purtroppo tipico del mondo occidentale, sì, spegnere il sintomo, sì, ignorandolo, sì, ignorando. E io l'ho imparato anch'io in questo caso, sì, sulla mia pelle, perché cioè andavo avanti a spegni il sintomo, sì, quando invece ascoltando il corpo, come è lì che ho capito che il linguaggio del corpo non è la comunicazione non verbale, ma è la comunicazione verbale, è il linguaggio del corpo, il corpo che ti parla, non oltre il gesto che poi è comunemente inteso. E quando impari a ascoltarti in questo modo, a volte è impegnativo perché è molto più comodo prendere le scorciatoie. Io poi che mi occupo di, e amo tanto queste scorciatoie del cervello perché mi piace giocare in questi vicoletti, questa self-serving bias che è l'errore per cui ti fornisce le informazioni coerenti, sì, a quello, sì, che è più, sì, comodo, sì, più che comodo, siano. Sì. Quindi molto spesso, a me capita, mi ritrovo con la non sto benite che diceva Luciana, 2-3 sere di fila. Il primo approccio è perché sono stanco, è perché ho fatto il viaggio in treno, è perché questo ritmo. E una parte interna di me mi dice, ma che ti stai a dire? Lo sai perfettamente qual è. Certo che è molto più comodo prendere lo spegni sintomo, ti prendi la capsulina, certo, di turno, certo, e a volte ti dico lo faccio, a volte per pigrizia, a volte lo faccio. Beh, sì. Poi una parte di me, perché sono umano e quindi a volte dico, vabbè, e viva la compressina, così stasera non ci penso. Poi il giorno dopo ti si ripresenta alla porta e dici, vabbè, forse allora non è il treno, perché c'è questa, è qui che parlo proprio di pigrizia, perché è più impegnativo ascoltarsi e ammettere la verità delle cose come stanno. Certo, sì. Perché a volte delle responsabilità. Perché il primo passaggio è che quando poi lo ammetti, insomma, inevitabilmente, sì, la strada è impegnativa. Di solito amici e parenti in primo giro ti salutano. Crei dei vuoti. Poi Aristotele parlava della natura che procede per riempimento dei vuoti, quindi poi per carità riempi, però il passaggio di discomfort che devi attraversare ammettendo le cose come stanno sicuramente è cosa utile e che richiede un po' di impegno. Wow. Sì, sì. Ha detto, vuoi spesso aggiungere? Ci diciamo, sì, sì, voglio fare un regalo a chi ci ascolta. Un altro, perché stiamo. E anche io avevo un regalo per te. Sì, sì. Me la sono ricordata. Ecco, e questo ringrazio Paolo. Invece di dire sto così perché sono stanco, dovremmo poter usare sono soddisfatto. Se regge l'esempio, allora è proprio vero. No, no? Se dico, sono arrivato stasera, come sono proprio soddisfatto, per questo ho bisogno di andare a dormire, allora va bene. Se dobbiamo ricorrere a sono stanco e non possiamo usare questo come sinonimo, dobbiamo chiederci perché sei stanco. Questo è un grande regalo. E ho fatto un grande regalo. Fatti questa verifica. La sera sei soddisfatto e quindi, certo, dici, no, adesso divano, letto, non parlare. O sei stanco? Perché stanco, il corpo non è mai stanco in realtà. È soddisfatto della giornata e va a dormire. Infatti si tende un po' superficialmente a distinguere la stanchezza da gioia, da felicità, da tante avventure vissute nell'arco della giornata, e la stanchezza vera e propria che può consistere anche proprio nell'essere stanchi fisicamente. Se sei stanco riposa, dice l'altro. Cioè, giustamente. Vuol dire che non sei soddisfatto, attenzione. E quindi non sei internamente allineato. Pensa a due amanti che hanno fatto l'amore tutta la notte, non che alla fine sono soddisfatti e dormono. Beh, giusto? Questo risolve questo tutto. Dipende. Non c'è nient'altro questo da aggiungere. Però. Volevo dare un saluto a questo corpo sacro, perché dipende comunque, quando sempre intellettualizziamo tanto quel corpo, dice, io quando arrivo in questo discorso, oppure quando vengo che oppure nella, mangi, dici basta, non è che dici sono stanco di mangiare, ti sono soddisfatto. Se prendo sempre spunti qui e lì, ragazzi, io tengo il tempo dalla soddisfazione dei bisogni primari in su. La ricchezza è una scelta di gratitudine e la povertà è una scelta di ingratitudine. Sì, chi di voi? Entrambi sì. Vai. Sì. Okay. Altra domanda? Sì. Una volta che hai mangiato, bevuto, dopo decidi tu se sentirti ricco o no. Nel senso, sei grato di e quanto? A me piace l'idea, per esempio, mi ha aiutato tantissimo. Aiuta i soldi a diventare felici. Ecco, è Voltaire che diceva,
sono talmente ricco che ho una collezione di conchiglie in tutto il mondo. No, era un altro dove mi viene in mente, ma è bellissima, ma è bellissima citazione. Quella. Molto una bella. Nella Cabala ebraica si dice, sono, non sono ricco perché ho tanti soldi, ho tanti soldi perché sono ricco. Assolutamente. E quindi la ricchezza interiore che ti fa donare, anche se magari fisicamente ce n'hai di meno, produce un gap, un vuoto nell'universo, sì, che dice, se metti che sì, uno, facciamo l'esempio del corpo sacro così, che c'hai soltanto 5 euro in tasca, passa un mendicante, gli dai 5 euro e hai solo quelli, l'universo dice, ammazza, sei creato un vuoto, riempio. Sì. Wow. Che è poi la mala interpretazione della legge dell'attrazione. Questa me l'ha insegnata Luciana. Quelli che dicono voglio diventare ricco, voglio diventare ricco. Continuano a volerlo. Ottieni il desiderio, perché l'universo ti accontenta nel desiderio. Esatto. Dice, io ho desiderio di voler diventare ricco. Chi ha il desiderio di diventare ricco? Sono un povero. Un povero. Uno che è ricco non ce l'ha più sto desiderio. E sei povero a prescindere dai soldi che hai. Attenzione. E parlo tiro fuori la laurea in economia. Dalla soddisfazione dei bisogni in su, la ricchezza è psicologica. Attenzione, cioè, sì, anche quando si studia in economia diventa filosofia economica, perché diventa psicologia sociale. Dalla soddisfazione dei bisogni in su, hai mangiato, hai bevuto, è un riparo, hai la possibilità di aver garantito la tua salute, l'istruzione. Da lì in poi comincia un mondo di miraggi e di psicologia. Tu pensa che uno dei corsi che tengo sulla, diciamo così, mindfulness, uno dei principi di base è la bellezza mentale, il benessere mentale come variabile economica, cioè la mettiamo come stupenda, proprio variabile economica, cioè sarebbe da mettere a bilancio, io poi adesso parla il consulente delle aziende, no, è una variabile da mettere a bilancio, sei felice e mentalmente ricco il tuo business vola, se sei povero dentro prima o poi può andare, poi con una visione di medio lungo periodo, se sei povero dentro, prima o poi stai tranquillo che tutto torna indietro, a prescindere dal conto corrente che hai. Tutto ciò è affascinante, ragazzi. Quanti ho detto? Più di 3. C'è un'altra cosa che vorrei dirvi per stuzzicare un po'. Che vorrei sinteticamente dirci. Sì, un atto d'amore assoluto. Paolo, questo non so perché, ma te lo vedo un po' cucito addosso. Un atto d'amore assoluto è un atto incredibilmente neutro emotivamente. Sì. Adulto, cosciente, altissimo. Cos'è per te l'atto d'amore assoluto? In che modo si esprime? Bello, la domanda domandina è molto, molto sobria, quindi adesso ci prendiamo questi tre quarti d'ora per io vado 7 anni in Tibet, non so tu l'atto d'amore assoluto è, se fosse, e mi pare di poter pensare che sia possibile, è il dare felice, è il dare senza aspettarti il ritorno, niente in questa cambio. Parte dell'emozionalmente neutro è molto valida, perché nella misura in cui do come atto di donazione e mi aspetto, non so, il ritorno, mi aspetto la gratitudine, è il dare proprio perché forse non ti puoi permettere di dare, è quando dai nonostante, ecco, atto d'amore assoluto per me è dare nonostante, non dare perché, dare nonostante. Super. Mi piace questa cosa, piace anche a me. Dare, sei ti allineata? Piace? Molto, ma allineati, no, sempre. Okay. Dare io comunque nonostante. Mi allineo. Qual è il vostro dono per l'umanità? Se doveste sintetizzarlo. Oltre noi stessi, amarla. Oltre, beh, certo. Amarla. Il vostro contributo per l'umanità. Ma dirle che è magnifica, di ricordarsene. Di ricordarsene, perché le persone che se ne ricordano sono... sono meravigliose, meravigliosi. I bambini se lo ricordano e sono meravigliosi. Il mio regalo all'umanità sarebbe quello, è quello poi, di ricordare che il futuro non esiste e che è tutta narrazione e che quindi in quanto narrazione te la puoi scrivere tu. Sì. E se narri bene sei bravo. Sì, ma neanche il passato esiste, è solo narrazione. Sì. Scientificamente persino i ricordi non ci sono, se non nella versione in cui tu te li racconti. Sì. Il passato non c'è, il futuro non c'è, il passato è storia, il futuro è storia. Quindi è tutte parole, tanto vale scelte. Bene, insomma, se capisci che è tutta parola, e allora poi capisci cosa puoi fare che davvero. Meraviglia. Io sono meravigliata. Presente. E sono passato. Felice di trovarmi proprio in mezzo a voi due ad ascoltare in stereofonia tutta tanto questa. Felice.
tanto tantissimo, felice. super alf. Ti abbiamo fatto felice? Quando è stato il momento nella vostra vita in cui siete stati toccati dalla grazia e da lì è scattato un click interno che vi ha portato nel vostro rispettivo viaggio dell'eroe ad abbracciare la vostra visione, appunto, per arrivare a dare il vostro contributo? Proprio il tocco della grazia. Quando, come è successo nelle vostre vite? Abbiamo ancora 10 minuti. Tocco della grazia, più volte. Io credo la prima mia incongruenza salvifica, poi ho citato prima l'incontro con Paolo, gli incontri sono la grazia che abbiamo con l'altro. Lo vedo meno come un momento individuale, penso che la grazia sia proprio una questione di incontro. E gli incontri, le persone che mi hanno visto prima di me, in me, e il ricordo chiaro che ho della mia prima incongruenza salvifica è un momento di profondissimo dolore e di sconforto assoluto. Io lo chiamo il mio medioevo, e lì nell'angolo a terra della cucina, piangente, disperata, ma adesso c'è la risurrezione, arriva. Io ho detto allora ci provo, sono passati 18 anni da quel momento e dico, piangendo, anche se non so ancora perché tutto questo è buono per me, continuo a ripeterlo finché qualcosa nel cuore, quindi una sensazione fisica, si scioglie. E sì, e lì quindi sono molto severa con chi vuole intraprendere il percorso ALF. L'ALF serve solo quando siete BOC, e quindi se non lo usate lì, se lo usate l'ALF per l'ALF è meraviglioso, ma quando siete BOC, cioè bassi nell'oscurità e lì riuscite a cambiare questa energia con un atto di fede nei confronti di voi stessi e dire io sono altezza, io sono luce, io sono flusso eterno di energia, porco cane, me ne devo ricordare, io sono bellezza, allora lì succede qualcosa in tutti. Se no è molto gioioso praticare l'ALF quando si sta bene, ma non dà la grazia, è come la pubblicità, è come vedere un bel film, non è che quando tu hai visto un messaggio pubblicitario esci uno stato di grazia o un meraviglioso film, tu esci quando tu ti porti dal basso all'alto. È questa l'incongruenza. È l'incongruenza, cioè, salvifica. Vivere in una circostanza che non ti porta spontaneamente a decidere tu con sforzo intellettuale abnorme dici tutto quello che vedo e sento è falso, perché non sto bene, se non sto bene è falso, e quindi vado verso la verità, che vuol dire ho il corpo in salute, la mente divertita, il cuore in pace, questo è vero, come dice in maniera saggissima, si può dire saggissima, saggerrima Paolo, è la tua narrazione, ma trova il tuo miraggio, il tuo miraggio, la tua illusione, non che ti faccia avere il corpo in salute, la mente divertita, il cuore in pace, e stai lì. Paolo, hai qualcosa da aggiungere, da raccontare? Allora, concordo sul discorso di grazia come momento di incontro. Io l'ho sentita dopo la mia separazione ed ero con Luciana al telefono un giorno in cui Luciana, senza entrare nel dettaglio perché è un rito psicomagico, quindi si fa ma non si dice, ed eravamo, io ero in un posto con mia figlia e lei mi seguiva con i messaggi al telefono, e quando abbiamo risolto il mio arcano, perché avevo un arcano da risolvere, mi sono sentito talmente libero che ho pensato, io da questo momento in poi potrò fare nella mia vita tutto quello che voglio e toccare le persone e cambiarle per sempre, perché ho sentito senso di divinità dentro. E poi lì è nato il libro Respira come se fosse felice, perché l'ho scritto subito. Sì. E io, per ringraziarti, scriverò il più bel libro del mondo per te. Ecco, voglio dire, neppure un soldo è stato versato per la collaborazione di Paolo, o maltrattato, perché me l'ha proprio nessuna banconota, proprio Paolo me l'ha regalato. Cioè, io ti regalo la mia consulenza. Fatti i conti, perché ha lavorato con me, per me, cioè 2 mesi. Ed è stato un momento di delirio. Delirio totale. L'ho scritto in transito libro. Sì, sì. E mi ricordo dove ero. Ho detto, io per questo
scriverò il più bel libro del mondo. E ho detto, andrà in giro per il mondo. E infatti, guarda che sta capitando. Sì. Quel giorno lì. Hanno gli occhi lucidi tutti e due. Sapevatelo. Allora, abbiamo chiuso il cerchio, ragazzi, perché siamo partiti parlando di come vi siete incontrati e come sia nata l'idea di scrivere il libro, e siamo approdati alla conclusione che il libro è una realtà che sta cambiando la vita di centinaia e centinaia, migliaia di persone. Si può dire che diventerà, che c'è qualcos'altro? E l'ha nominato che... e quindi esiste. Ok. Ultima domanda, 5 minuti a partire da ora, quindi cronometro. Perché la vita è bellissima? Lu, ok. Cos'è? A Paolo ancora non l'ho chiesto. Perché la vita è bellissima? Perché di te vedo solo il bello. Oh. Ho risposto bene? Bene, ciao. Dipendeva da noi, sappilo, perché se noi non riuscivamo a dare la risposta poteva avrei risposto perché scegli che lo sia. Perché te lo chiedi io? Perché il bello non esiste. Perché ti poni la domanda? Perché il bello non c'è. Perché ti poni la domanda? Cioè, tu che decidi che sia bello. E delle persone vedi il bello e delle cose vedi il bello. È l'orientamento al bello, è un orientamento mentale. È un orientamento mentale. Io addirittura ti dico vita è bella perché puoi farlo come atto di cuore, sicuramente come origine, ma intellettivo. Per cui se anche non ce l'hai questo, lo puoi comunque fare e poi comunque diventi. Sì. Meraviglia. Sì. E con questo noi vi salutiamo dalla... Ciao. Hotel, ciao, Michelangelo di Milano, grazie. Luciana Landolfi, ciao. Paolo Borsacchiello. Ciao a tutti. È stata una chiacchierata meravigliosa, bellissima. Vi porterò sempre con me e questo podcast volerà, bellissima. Già lo vedo su Spreaker, volare con indici d'ascolto pazzeschi. Un saluto anche questo, estremamente sintetico, ciao, andiamoci, ciao a tutti, ciao.